Yoko Ono è un'artista giapponese di avanguardia, nata a Tokyo ma cresciuta in America, a New York. Molti la conoscono principalmente come la moglie di John Lennon, il celebre cantante dei Beatles. Ma in realtà Ono ha avuto una carriera d'artista di installazioni, ha partecipato a innumerevoli mostre d'arte, ha prodotto dei film, ha inciso dischi musicali ed è stata perfino un'attivista politica. Insomma, una donna dallo stile di vita piuttosto dinamico. È stata uno dei primi membri del Fluxus, un'associazione di artisti d'avanguardia che si è sviluppata all'inizio degli anni 60 e che promuove lo sconfinamento dell'atto creativo nella vita quotidiana. Durante questo periodo, Ono ha messo in scena Cat Piece, una suggestiva performance artistica in cui invitava il pubblico a tagliare con delle forbici i vestiti che aveva addosso, fino a restare completamente nuda. La performance è stata replicata almeno 5 volte e la più recente risale al 2003. Nel 1964, Ono pubblica la prima edizione di Grapefruit, Pompelmo, un libro di arte concettuale all'interno del quale si trovano vere e proprie istruzioni su come realizzare un'opera d'arte interattiva, ma anche alcune meditazioni in stile zen. Ha avuto diverse ristampe nel corso degli anni ed era previsto un sequel, che però non è mai stato rilasciato. Tra i suoi film sperimentali ce n'è uno del 1966 che ha riscontrato un successo notevole. Il suo nome è N.4, noto anche come Bottoms, fondo schiena, e consiste in una serie di inquadrature che raffigurano natiche umane di soggetti in movimento. Nel 2001 Ono ha ricevuto un importante premio per la mostra museale svoltasi a New York, nominata Yes Yoko Ono, una retrospettiva di 4 anni del suo lavoro artistico. Tra le opere più celebri troviamo Yes Painting, la pittura del sì, un'installazione composta da una semplice scala su cui i visitatori dovevano salire per poter osservare la parola Yes, che vuol dire sì, scritta in caratteri minuscoli attraverso un pannello di vetro. Un'installazione di Yoko Ono divenuta molto popolare è Wish Tree, albero dei desideri. Si tratta di un albero che accoglie numerosi cartoncini con desideri e poesie, appesi ai suoi rami dagli stessi visitatori delle mostre. La fama di quest'opera si è diffusa rapidamente e raccoglie contributi provenienti da ogni parte del mondo.